Una passeggiata da Piazza Salotto a Pescara con una lunghezza di 2,5 km si è snodata tra il centro città e il lungomare. Tutto questo nell'ambito della campagna hashtag Io non sono il mio tumore, per dire sì al diritto all'oblio oncologico, campagna organizzata dall'AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, ed è stata accolta con entusiasmo dalla Dricessa Ollus e dalla Presidente Carla Panzino. Hanno dato il loro sostegno altre associazioni e realtà, Misericordia, Federcentri, la ASL con Vincenzo Ciamponi, direttore generale, il Comune con il sindaco Masci, presente assieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Allora, il diritto all'oblio cerca di affermare il diritto degli ex malati, così come esiste il diritto all'oblio anche dei post lasciati sui social. Il diritto all'oblio è quello di evitare che i guariti oncoematologici debbano comunque vedersi delle limitazioni per quanto concerne anche un prestito, un mutuo oppure un'assicurazione, anche l'adozione dei figli. Insomma, una serie di diritti che vengono confermati a tutti i cittadini italiani, ma che per loro no. Io avevo conosciuto questo grande problema perché, occupandomi soprattutto del settore pediatrico, più volte avevo parlato con mamme e tra di loro c'era questa mamma e questo papà che mi parlavano delle difficoltà che il loro figlio 26enne, e che era stato in cura, era guarito da 10 anni, quindi era poco più che un ragazzino quando si è ammalato, il guarito, e si era diplomato, guarda, ricordo tutto perfettamente, si era diplomato e voleva aprire una piccola officina perché era un elettrotecnico, non ricordo bene adesso l'attività, e avevano queste limitazioni perché veniva considerato ancora un malato, quindi una persona poco affidabile per quanto concerne un prestito. Questo mi lasciò molto sorpresa perché conobbi per vie anche personali la stessa problematica con un familiare e pensavo che nel giro di 30 anni le cose fossero cambiate, invece no. E ho scoperto con mio sommo dispiacere anche che anche molti medici non conoscevano questa difficoltà e che ci fosse ancora questa situazione per gli ex malati. Quando ho ricevuto la sollecitazione circa 10 giorni fa dal professor Beretta, il nostro nuovo direttore dell'oncologia, immediatamente mi sono adoperata e ho chiamato a raccolta tutti i volontari, alcuni di loro sono rientrati anche dalle ferie, perché è troppo importante. Questa è una prima passeggiata nazionale, ce ne saranno altre in tutta Italia. Ringrazio il dottor Beretta che come nuovo direttore e presidente della Fondazione AIOM ha desiderato che iniziasse nella nostra città. E quindi Pescara, che si è sempre contraddistinta nel sociale, Pescara che si è sempre portata avanti per quanto riguarda le battaglie sociali e a difesa anche delle persone più deboli dal punto di vista dei diritti umani in questa circostanza, si è di nuovo raccolta. Il sindaco non ha fatto mancare la sua adesione, abbiamo avuto tutte le persone che abbiamo contattato, anche l'ASL immediatamente ha abbracciato questa iniziativa, quindi i volontari ci sono stati, la cittadinanza sta rispondendo, tutti gli amici chiamati a raccolta, tanti medici, noi abbiamo fatto girare la Misericordia che è sempre partner della nostra associazione, immediatamente abbiamo fatto partire oltre 500 messaggi da diffondere per tutti. Abbiamo potuto inserirlo sul forum di Alessandro Preziosi, sui profili social di tantissime organizzazioni. Quindi mi ha fatto piacere e sono felice da abruzzese di poter dire che Pescara sta rispondendo bene e mi auguro, contatterò in futuro anche le altre città della nostra bellissima regione affinché possano anche loro promuovere questa raccolta firme iniziativa in piazza. Quindi sarò disposta a organizzare e aiutare per raccogliere firme, perché le persone, ripeto, non devono andare avanti con delle etichette. L'etichetta è la mostruosità più brutta che ci possa essere in una società civile. Quindi ho accettato, sono felice del risultato, sono felice, soddisfatta anche che la Federcentri ci abbia dato una mano, Miriam Severini è sempre stata accanto a noi e abbiamo fatto una squadra come sempre facciamo. E dobbiamo andare avanti, questa è la cosa più importante e voglio dire aiutate la Dricessa perché anche investire in queste iniziative
ha un costo sia personale, di tante altre cose, di organizzazione. Quindi aiutateci, non dimenticate il 5 per 1000 e soprattutto state vicini e tenetevi informati con la Tricesta. Evviva la Tricesta e sempre evviva i bambini, ma evviva tutti noi. Intanto continua la raccolta di firme, c'è l'appello del presidente della Fondazione AIUM, Giordano Beretta, tra l'altro direttore dell'unità operativa complessa Oncologia Pescara. L'iniziativa da dove parte e soprattutto ci sarà e c'è una raccolta di firme e già mi sembra ne siano abbastanza. Allora, il problema è un problema legato al fatto che quando uno si porta dietro una diagnosi di patologia oncologica spesso viene visto come qualcuno che ha necessariamente una prognosi infausta e questo porta ad avere della perdita di diritti quando si fa stipulare un'assicurazione piuttosto che quando si chiede un mutuo, perché dall'altra parte viene sempre considerato come un soggetto che non sarà in condizioni di rimborsare quello che deve rimborsare. Invece non è così, perché grazie al cielo, con i miglioramenti che ci sono stati, una quota anche importante di pazienti oncologici arriva alla guarigione. E la guarigione vuol dire avere lo stesso rischio di morte dei soggetti della stessa età che non hanno mai avuto la patologia oncologica. Allora non si capisce perché queste persone, che in Italia ormai sono quasi 1 milione, non debbano essere considerate alla stessa stregua delle altre persone. Quindi è un'iniziativa che è partita da tante realtà e Fondazione AIUM ha pensato di farla sua creando una raccolta firme per stimolare la creazione di una legge a favore del diritto all'oblio, cioè che un paziente che ha avuto una diagnosi circa 10 anni fa, oltre 10 anni fa, ha terminato i trattamenti da 10 anni e non ha avuto recidive, deve essere considerato assolutamente uguale alle persone che il cancro non l'hanno mai avuto. Nella realtà ci sono anche tumori in cui la guarigione clinica avviene prima dei 10 anni, ma cominciamo a mettere questo paletto. Una volta messo questo paletto faremo poi il distinguo tra chi può essere considerato guarito prima e chi invece purtroppo non può esserlo, ma era importante. E la raccolta delle firme è un portare alla popolazione qualcosa che sennò sarebbe rimasto, si dice, nei salotti, ma non sono i salotti, in realtà sarebbe rimasto negli addetti ai lavori e non sarebbe stato conosciuto, tanta gente non sa che esiste questo problema. E allora abbiamo pensato, oltre alla raccolta firme, di portarlo nelle piazze facendo la camminata. E la camminata aggiunge a questa cosa un ulteriore aspetto: l'attività fisica è qualcosa che previene l'insorgenza del cancro, è qualcosa che riduce le recidive nei pazienti che già hanno avuto il cancro, è qualcosa che comunque fa bene nell'ottica di tante altre patologie. Quindi abbiamo pensato che, da un lato, attivando la popolazione per aiutare, per farla firmare, dall'altro dandogli un percorso di festa e di attività fisica, potessimo far passare in modo migliore il messaggio. Partiamo da Pescara, è la prima che facciamo, perché io che sono il presidente della fondazione lavoro a Pescara e quindi mi sembrava giusto partire così, ma saremo anche in tante altre città italiane. Professore, è possibile firmare in presenza in piazza ma anche online? Vorrei che lei ricordasse il link. Allora, si può firmare qui in piazza durante la camminata, si può firmare su www.dirittoallobliotumori.org. Non c'è bisogno di nessuna cosa particolare, basta lasciare nome, cognome e email e noi stiamo raccogliendo le firme, siamo già oltre le 75.000 firme, stiamo avvicinandoci con la impennata che c'è stata nell'ultima settimana grazie proprio alla diffusione mediatica di questa iniziativa alle 76.000 firme, l'obiettivo è 100.000 firme per andare dal Presidente della Repubblica. Presidente, anche lei ha voluto esserci per un'iniziativa di estrema civiltà. Sì, è un tema che tocca molti, anche me compreso la mia famiglia, quindi credo che le rivendicazioni che questa associazione sta portando avanti siano davvero molto fondate e la politica è necessario che rifletta sopra e trovi il momento di affrontare e risolvere anche questo problema. Sindaco, Pescara, il Comune risponde con entusiasmo a iniziative come queste? Come sempre, perché Pescara è di un'effervescenza incredibile, soprattutto sulla solidarietà. Ci sono giovani e meno giovani che sono sempre pronti a aiutare chi ha bisogno, a chi ha un disagio sociale, a chi ha una sofferenza, e quindi Pescara c'è sempre. A me piace esserci perché ho sempre detto che dove ci sono i cittadini c'è il sindaco, e questa iniziativa è un'iniziativa assolutamente meritoria, perché c'è il diritto all'oblio del tumore, ci deve essere, perché non è possibile che chi ha subito un dramma così grande e ne è uscito, oppure non ne è uscito ma sta combattendo, debba subire delle limitazioni nella vita sociale.
Cristina D'Angelo, governatore della Misericordia, non potete mancare iniziative come queste anche su invito della stessa Carla Panzin. Certo, la Misericordia di Pescara da sempre è vicino al prossimo e di conseguenza non poteva mancare a un'occasione del genere. Per noi rappresenta la volontà di aiutare il prossimo in maniera concreta, perché attraverso una legislazione che prevede appunto una tutela maggiore per tutti gli ex malati oncologici, crediamo che queste persone possano avere, diciamo, una nuova rinascita al pari di chi non si è mai ammalato. Insomma, speriamo che si possano raggiungere queste firme. Sì, siamo già arrivati a circa 70.000 firme, dobbiamo arrivare a 100.000 firme, ma siamo fiduciosi. Anche Federcentri ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Sì, Federcentri partecipa sempre con grande soddisfazione a tutte le iniziative che rivendicano diritti civili. Noi rappresentiamo tra l'altro una popolazione di anziani che spesso è stata sottoposta al dramma del malato oncologico, lo è stato sul piano personale, ma quantomeno in famiglia, insomma ognuno di noi purtroppo ha trascorso periodi della propria vita a contatto con queste difficoltà. Chiara, tu sei la più giovane volontaria della Dricessa, voi siete sempre in movimento. Sì, noi con la Dricessa interveniamo laddove c'è bisogno, che sia in favore dei bambini piuttosto che delle donne o delle patologie più critiche. Quindi siamo orgogliosi, entusiasti di partecipare alle iniziative che la Presidente Carla Panzino ci sottopone, non solo a livello territoriale qui a Pescara, ma a livello anche nazionale, perché cerchiamo sempre di portare il nostro supporto, la nostra vicinanza in tutti i reparti in Italia e negli ospedali quindi italiani.